Prova, 1, 2, 3, prova, mi sa che splattera un po'. Prova. Non mi sento, ecco qua. Prova, 1, 2, 3, no, va in splatteramento. Troppo alto, è troppo alto questo, no, così è giusto. Almeno così io mi sento in cuffia. Ma no, questo qua basta abbassare. Ma no, è suono perfetto, se guardi nelle tubes. Basta tararlo. Prova. No, so qui hai un problema tu di ritardo. Ma no. Io mi sento un'altra cosa qui. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova. 1, 2, 3. Come? Ma chi ne ha toccato? Salerno, il centro, grande, prova 1, 2, 3, te lo faccio anche il collegamento diretto, eh. Questo qua te lo stacco. Prova 1, 2, 3, prova, vai in saturazione, no, prova. Prova 1, 2, sì, vero. Prova 1, 2, 3, prova, sì, prova. 1, 2, 3, prova. Prova 1, 2, 3, prova, eccolo qua, perfetto. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Senti? È perfetto. 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3. Benvenuti alla Pallamasotti di Oderzo. Prova, 1, 2, 3, prova. Si prova, prova, prova.
Porta schermo, vedo. Sì. Vabbè, lo so qua. Buona giornata a tutti gli amici della Pallamano e benvenuti quando sono le 14:54 minuti primi in diretta dal Palamasotti di Oderzo. Buona giornata da Nicola Zoppa e buona giornata anche da Andrea Reghellin, buongiorno. Andrea Reghellin che mi coadiuva nel commento della partita che tra poco andremo a vedere. Beh, innanzitutto andiamo subito a presentare le squadre e la squadra ospite che quest'oggi, contrariamente ai suoi colori sociali, la vediamo, anzi, contrariamente a quanto ci avevano già avvisato, Oderzo ha cambiato maglia e non gioca con i propri colori sociali, ma si è adeguato per permettere all'Erice di scendere in campo con i propri colori sociali, quelli verdi neri. Andiamo subito a presentare quella che è la squadra ospite, Lifestyle Erice, che è venuta a Oderzo con il capitano, il numero 23 Lorena Benincasa, col numero 9 Antonella Coppola, con l'11 Tania Marino, con il 15 Martinez Bizzotto, col 40 la nuova arrivata la Ekaterina Mikalski, col 22 Lamodio Modernel, il numero 16 Giulia Nangano, col 10 Daniela Natale, col 68 Sladana Perazic, col numero 30 Irina Podario, col 33 Chiara Priolo, con la 6 Anna Reich, con la 7 Valentina Terenziani, con la 27 Matilde Tisato, l'allenatore è Fernando Gutierrez Gonzalez. Da segnalare nella formazione che abbiamo letto non c'è il portiere ufficiale dell'Erice, è rimasta a casa per una indisposizione, Martina Iacovello. Per quanto riguarda invece
la Mechanic System. Andiamo subito alla presentazione con il numero 5 Arianna Brunetti, col numero 11 Eleonora Colloredo, col numero 13 Eleonora Costa, col 9 Giorgia Di Pietro, col 14 Noemi Di Palma, col numero 20 la vice capitana Rosai Morris Duran, col 44 Elena Feletto, col numero 4 Anna Gerlinda, col numero 12 il capitano e portiere del Mechanic System Barbara Menekin, col numero 7 la straniera della Mechanic System, la norvegese Tina Oyesvold, col numero 17 Martina Pizzuto, col 65 Carlotta Poderi, col numero 15 Beatrice Pugliara, col numero 8 Mayra Radice, col 34 Francesca Traini, col numero 6 Sabina Vitobello. Coach, come sempre, abbiamo più volte avuto come ospite Alessandro Cavallaro. Arbitreranno gli incontri i signori Alex Passeri e Stefano Rinaldi. Mentre è in corso proprio la presentazione in campo delle formazioni, possiamo velocemente dare uno sguardo a quelli che sono gli incontri in programma quest'oggi. Stiamo parlando della terza giornata del girone di ritorno, il primo incontro in programma che si gioca proprio alle 15 tra pochi istanti, Mechanic System verso Lifestyle Erice. Gli altri incontri nel pomeriggio alle ore 17 Nuoro Cellini Padova, alle 17.30 Ariosto Ferrara Iomi Salerno, alle 18 Santarelli Cingoli Alibest Espresso Mestrino, con alle 18.30 Tessano Magnago Brixen e per finire alle 20.30 l'ultimo incontro programma quest'oggi, Leno contro Guerriere Malo. La classifica non è una classifica aggiornata perché ci sono ancora alcuni incontri da recuperare per completare soprattutto il girone d'andata. In testa con 24 punti troviamo Salerno e Mechanic System Oderzo, entrambe con una partita da recuperare. A seguire con 21 punti Brixen, 18 Lerice, 15 punti Castel Rurale Pontinia, con 14 punti l'Alibest Mestrino, che è quella che assieme a Cassano Magnago deve recuperare più partite, Ariosto Ferrara con assieme al Mestrino a 14, a seguire a 12 il Guerriere Malo, 8 Cassano Magnago, 7 Leno, 4 Nuoro assieme al Cingolo e chiude Cellini Padova con un solo punto. Questa dunque la presentazione della giornata odierna. Chiaramente questo trattasi del match clou di questa terza giornata del girone di ritorno. E, Andrea Regalin, abbiamo detto tutto di questo match. Diciamo che la mancanza del pezzo pregiato tra i pali dell'Erice toglie un po' di possibilità a questa squadra siciliana, che ricordo nel terzo incontro della girone entrata dominò per buona parte dell'incontro, per poi naturalmente cedere nel finale. La Mechanic System uscì vittoriosa di soli due reti, 22-24. Sì, rispetto alla gara di andata, Erice è cambiato in molte unità. E innanzitutto hanno l'assenza oggi di Iacovello, che è un portiere di grande spessore, e ancora non hanno recuperato nei due ali Barreiro e Ravaz, che rientreranno probabilmente nelle prossime gare. E però si presenta a Oderzo con un roster di tutto rispetto, con alcuni recenti innesti. Erice è un mercato sempre aperto e sta scovando giocatrici notevoli. Oggi vediamo a Oderzo Perazic, che ho visto nella gara precedente con Leno, giocatrice fisica, tecnica, che fa fare un gran salto di qualità al gioco di Erice. E appunto oggi arriva anche una nuova entrata, Caterina Michalski, che personalmente non conosco. Vediamo
vedremo come si inserisce nel gioco del nuovo tecnico in realtà, perché poi da pochi mesi c'è stato anche il cambio alla guida tecnica di Erice, quindi un cantiere aperto, squadra che occupa il quarto posto in classifica e punta a salire. Benissimo, grazie di questa ampia e dettagliata presentazione. Per quanto riguarda, abbiamo sentito le parole di Andrea Rigolin, abbiamo citato Ekaterina Mikaski, questa Itola argentina classe 91, appena arrivata per quanto riguarda le file dell'Erice. Attacco Oderzo e prima azione in cui vediamo come Duran si inserisce e insacca la prima rete del match. Mechanic System 1, Erice 0 dopo 30 secondi alla prima occasione. Mechanic System in vantaggio. Sì, Erice che si schiera in 5-1 con la nuova arrivata nel ruolo di punta, e non c'è stato il giusto scambio tra terzo e secondo e Ara Duran ha avuto via facile. Bella palla di Perazic per il pivot, ma che non riceve. Fallisce questo lungo lancio a cercare di pescare la pugliara inviata sul lato sinistro. Riescono le ragazze dell'Erice a deviare e fermare il pallone, dunque sventano questa possibile contropiede della Mechanic System. Quando abbiamo visto in precedenza come l'Erice abbia fallito la prima occasione avuta in fase offensiva, provano nuovamente con la Perazic che attende, riceve palla il pivot dell'Erice, ma molto brava Barbara Meneghin con il piede destro allungare e praticamente mettere fuori il pallone. Errore di appoggio da parte della Tina Oyesvold a cercare la Duran, il pallone è stato combattuto e recuperato dalle ragazze dell'Erice con Perazic ora che manovra, attende l'arrivo della Natale centrale. Perazic, Natale si cerca di entrare sul lato destro, Perazic ancora scarica sulla Natale, Perazic, Raic, bene in casa Perazic. Oderzo ha fatto una buona difesa, ma due giri di palla veloci di Erice hanno portato l'ala a un tiro non facile, ma ben tirato. Con il numero 6, anzi col numero 9 è andata a segnare la coppola. Duran. Buona guardia la difesa dell'Erice, allontanare le giocatrici della Mechanic System. Duran si infila, riesce a infilarsi tra la Bozzetto e la Perazic e depositare il pallone. Pronto la risposta dell'Erice che pareggia il match proprio con la Perazic. Sì, una ripartenza veloce di Erice che ha portato la miglior tiratrice a un tiro dei 7 metri, incolpevole Meneghin. 4 minuti di gioco, il match in perfetta parità, Duran commette questa incertezza al momento di passare la palla al pivot con Loredo, costa questa infrazione. Da quest'altra parte abbiamo l'Erice che doveva ricevere la palla, la numero 15 Bizzotto, al momento proprio di ricevere il pallone è stata in qualche maniera anticipata e su cui è stato commesso fallo. Possesso palla ancora della squadra siciliana. Perazic, Natale con
la Reich. Sì, Natale che trova uno spazio tra Duran e Oswald per un tiro in doppio appoggio. Ecco qui, vediamo il replay proposto dalla regia. E Di Pietro, scusate. E Oderzo deve un attimo stringere le maglie difensive nella zona centrale per evitare facili conclusioni di Erice. Poi Oswald Di Pietro voleva farla arrivare il pallone direttamente. Sì, molto aggressiva la difesa 5-1 di Erice. E non solo nel giocatore di punta Michalski, ma anche i secondi si stanno alzando molto, Coppola e Perazic. E possiamo proprio annotare la prima rete italiana appunto della Michalski, che è andata in rete nella prima occasione che ha avuto. E questo è un classico tiro di Di Pietro, evidentemente Modernel ha studiato la lezione. Una ricezione che fa male alla Benincasa, il pallone le ha colpito il dito e non ha avuto la possibilità di avere un'ottima presa sul pallone, che si perde sul fondo, dunque svanisce questa occasione di pungere per l'Erice sulla fascia sinistra. Ora possesso palla Mechanic System, Di Pietro cerca la Oyeswald che non riesce a bloccare il pallone, forse non si aspettava questo lancio profondo, e ancora una volta l'Erice torna in possesso del pallone e là. E Reich in uno contro uno su Oyeswald, molto veloce, è una delle principali qualità della figlia del mitico Rajo Reich, l'allenatore ora all'Arkom MT. E appunto una delle sue qualità migliori, l'uno contro uno, e l'ha dimostrato. Un ex Salerno, se non sbaglio. Esattamente, ex Salerno. E Odezzo. E ancora una volta stessa azione di prima, con la Reich che riesce a fare questo cambio di posizione, gioca sulle gambe e praticamente spiazza completamente la difesa oppidagina e entra come il coltello nel burro. Sì, come dicevo prima, Oderzo deve stringere un po' nella zona centrale, nei quattro centrali difensivi, perché un minimo spazio viene sfruttato da giocatrici come Reich. Più 3 Erice, siamo a 7 minuti e 40 di gioco, un passaggio sporco della Di Pietro che questa volta trova la Colloredo che, lasciata libera sulla linea dei 6 metri, riesce agevolmente a depositare il pallone e a superare la Modernel. Sì, qui grave errore della difesa di Erice col centro dietro che esce sul terzino e su cui doveva uscire il secondo difensore, per cui hanno lasciato il pivot completamente libero. Brava Di Pietro a trovarlo. Benincasa taglia, doppio pivot Natale, Reich ancora, il tiro viene smorzato dal muro della Mechanic System, che non si è fatta in questa occasione trovare impreparata da una nuova incursione appunto della Reich, che nelle due occasioni precedenti è riuscita a penetrare la difesa oppidagina. Possesso palla Oderzo, Colloredo, Di Pietro, Oyeswald, il tiro viene deviato dal muro dell'Erice, dunque si riparte. Sì, forse un colpo infortuito al volto per Oyeswald, ma si riprende. Si riprende a giocare Di Pietro centrale, Oyeswald, Di Pietro cerca la Beatrice Pugliara, Duran. Molto aggressiva la difesa di Erice. Di Pietro, Duran. Pallone colpisce la traversa con il portiere completamente spiazzato, 10 centimetri sarebbe entrata.
Pericolo sventato per le arpie dell'erice, Natale centrale con la Perazic terzino destro, Raic. Natale ancora. Perazic. Difesa molto alta, Raic. Pallone tocca il piede della Costa. Rimane possesso palla. Natale. Di Pietro, difesa molto alta per prevenire un'incursione della Raic. Si chiama una giocata Natale, doveva essere la risalita dell'ala che però è stata anticipata. E palla persa. Non trova la possibilità. E Barbara Meneghin finisce nel tabellino. No, ti devo correggere, tira Ara, Rasai Duran. Rasai Duran. Sì, sì, su Meneghin da Duran e Duran segna a porta vuota. Il portiere, giustamente il portiere di Erice gioca fuori dall'area, ma è una palla improvvisa su Duran e è diventato un po' specialista ultimamente. E improvvisamente con questo parziale di 2-0, questo mini break, la Mechanic System si avvicina all'Erice che commette questo errore proprio, sì, di intesa tra le giocatrici, a commettere l'errore proprio la nuova arrivata, la Mikaski. Sì, Oderzo che improvvisamente passa in 5-1 con Vito Bello di punta e questo ha messo un attimo in difficoltà Erice, che dovrà prendere le contromisure. Ora, a seguito di questo cambio, Vito Bello gioca all'ala e Costa in posizione di centrale. Diciamo che Pugliara sa fare il suo mestiere. Sì, c'era un minimo contatto, l'arbitro ha intuito un fallo da sanzionare con la munizione per Raic. Spinge la Costa, si insinua nella difesa e riesce dunque ad arrivare al momento di scoccare il tiro e depositare il pallone al di là delle spalle della Modermel. Sì, c'è stato il taglio di Pugliara e il centravanti di Erice non si è adeguato immediatamente e ha lasciato un po' di spazio a Costa, che ne ha approfittato. Perazic, il pallone se arriva passa sempre da lei e questa volta Raic non riesce a avere la meglio su Barbara Meneghin, molto brava a bloccare, e la Mechanic System perviene in questo momento al pareggio e in questo momento il coach dell'Erice fischia e richiede il time out. Sì, time out direi necessario visto il parziale di 3-0 di Oderzo, ma soprattutto le difficoltà in fase offensiva di Erice, che mentre inizialmente trovava spazi ora fatica in questo. Sentiamo le parole dell'allenatore dell'Erice. Extremo derecho, okay. ¿Vale? Slaya, necesitamos que aparezca tu lanzamiento exterior, ¿vale? Atacar fuerte bien por la espalda de avanzado. Después, allí estamos perdiendo contacto. En el momento, nos tenemos que concentrar. Este gol de aquí ha sido un error tuyo de concentración. Joder, dos de extremo, ella no puede perder el centro y tú tienes que venir aquí a defender esto, ¿vale? Tías, estamos en competición, no nos dejamos ir, ¿eh? Vale, estamos, va. Abbiamo dimenticato di far attivare il nostro regista, il traduttore simultaneo in questo caso, sì, grave pecca, la prossima volta vedremo di redarguirlo per bene. In ogni caso il tecnico di Erice ha richiamato una maggiore concentrazione nella fase difensiva, soprattutto nel ruolo di centro dietro. Fantastico, diciamo, non conosco lo spagnolo ma capisco qualcosa di pallamano. Verissimo, per cui siamo riusciti in qualche maniera a interpretare le mosse che sta per in qualche maniera attuare Fernando Gonzalez, tecnico dell'Erice. Riprendiamo la linea quando il tabellone segna 7 reti a favore della Mechanic System e ancora una volta da lì non si passa, la Mikalski non riesce a superare la nostra brava capitana Barbara Meneghin.
Sì, due parate consecutive di Meneghin che danno possibilità a Oderzo prima di passare in vantaggio, adesso di avere la palla del più due. Sono importanti le parate di Meneghin, lo sappiamo bene, ci ha ben abituato finora. E qui sarà sanzione certamente. Due minuti di sospensione all'indirizzo del numero 9 dell'Erice, Antonella Coppola, che deve accomodarsi in panchina, per cui quando il tabellone segna 13 minuti e 31 la Mechanic System giocherà i prossimi due minuti in superiorità numerica. Costa, Oyeswold, Pugliara. Sì, ottima scalata di Oderzo in superiorità numerica e arriva il tiro all'ala con un buon angolo e buona conclusione di Pugliara. L'Erice è rimasta con le sue sei reti iniziali, da lì praticamente si è completamente smarrita e non c'è nulla da fare. Abbiamo una Mechanic System che ha infilato un parziale di 4-0, 5-0 nei confronti dell'Erice. Corretta chiamata di sfondamento, Costa chiude lo spazio e viene colpita da Benincasa. Duran con calma, Vitobello, Costa. Vediamo se la scelta sarà ancora di una scalata, sembrerebbe di sì. Costa e pivot. Molto brava in questo caso il portiere dell'Erice a sedersi e a bloccare il tiro ravvicinato della Colloredo. Sì, e intuisce che Colloredo, essendo in caduta, difficilmente può trovare un tiro alto e quindi si abbassa, si apre in parata bassa e para. Limita dunque i danni alle sue compagne la Modernel, riparte Benincasa, Perazic, Benincasa, Natale, Raic, Natale, niente dagli angoli, non si entra quest'oggi con la Medellin che fa buona guardia e da quest'altra parte il portiere dell'Erice si carica sempre di più. Fondamentale questo doppio intervento. Sì, allora Meneghin para di posizione su un tiro con poco angolo e con di mano destra per Benincasa, che ricordiamo non sarebbe un'area destra di ruolo ma si adegua per necessità, e Modernel molto, molto intelligente, vede il braccio di tiro e decide che parata fare. Ancora Meneghin. Portieri che stanno facendo bene il loro dovere. E qui meno bene la difesa che aspetta Duran e Duran castiga. Qui si ripete il copione della partita d'andata in cui è salita veramente agli onori della cronaca la prestazione della Barbara Meneghin, fondamentale in questi primi 16 minuti del primo tempo. Ha sventato numerosissime occasioni e numerosissimi tiri dell'Erice. E sì, attenzione, in questo momento scatta la marcatura uomo sulla Duran. Corretta fischiata sfondamento a Oyeswold. E si sblocca Erice dopo parecchi minuti in una seconda fase che va a concludere con la Bizzotto. Bizzotto che gioca normalmente solo in fase difensiva ma si produce in seconda fase per poi fare il cambio attacco-difesa. Quindi una gioia anche per chi fa il lavoro sporco solo difensivo. Il risultato cambia 9-7 con Leonora Costa che cerca di infilarsi tra
la Perazic e la Benincasa, non riesce, attenzione alla Duran, prova il tiro centrale, indovina il tiro la Modenelle, riparte dunque la Lerice, Perazic, Raic, Natale. Ancora una volta fischiato sfondamento, gli arbitri fischiano spesso questa giocata, forse in questo caso un po' più dubbia visto che il difensore non era immobile, però stanno fischiando in modo imparziale, omogeneo, esatto, quindi le giocatrici devono adeguarsi a questo tipo di arbitraggio. Duran, la Bizzotto riesce in qualche maniera allontanare il pallone tra le mani del Colloredo, Oyesvold, Pugliara, bene in casa, non trova l'attimo per andare al tiro, forse remore anche dal fatto che gli ultimi due suoi tentativi sono stati neutralizzati dalla Meneghin, preferisce far giocare la palla alle compagne. Natale, mi aspettavo una maggiore rotazione delle atlete da parte di Erice, avendo in panchina due o tre elementi importanti. Right. Perazic, fondamentale il ruolo della Vitobello che tiene lontano la Perazic al tiro. Like. Rischia qui Vitobello un po' in ritardo. Raic, chiamata di passivo da parte degli arbitri, palla persa ancora da Erice. Duran, time out chiamato da Oderzo, fa ragionare le ragazze, ne approfitta coach Cavallaro per cercare di chiamare a sé le ragazze per e proviamo dunque a sentire quali sono le mosse che andrà ad adottare coach Cavallare. Uno deve avere il giocatore, deve avere, fanno sempre la stessa cosa. Adesso ho detto a Bia che non deve fare questo, deve stare sempre davanti al giocatore col pallone. Non hanno soluzioni. In attacco può essere che adesso mettono uomo di nuovo Ara, viene fuori Bia, Eleonora va all'ana e rientra Giorgio. Guarda, okay. Quando vieni di qua, attacchi lunghi, attacchi lunghi, giochiamo una, due, tre volte. Dunque, abbiamo sentito qual è la tattica che andrà ora ad adottare la Mechanic System nei prossimi minuti. Mancano 10 minuti al termine del primo tempo, in cui la Mechanic System sta conducendo per 9-7 dopo aver subito a lungo la foga iniziale dell'Erice, che stava per condurre anche di tre reti di vantaggio, poi la rimonta e soprattutto il parziale di 5-0 che ha permesso al Mechanic System di ribaltare completamente il risultato. Sì, ora Erice all'uscita del time out sorprende un po' con una doppia marcatura uomo su Duran e Costa, e vediamo se darà i suoi frutti. Duran è il miglior tiratore e Costa in questo momento era la mente del gioco opitergino. Costa inventa un tiro e con un po' di fortuna la palla torna a Colloredo che insacca. In questo caso la fortuna non guarda in faccia nessuno. 10 reti, ormai sale il punteggio, +3 il vantaggio della Mechanic System sugli ospiti
dell'Erice, sulle arpie dell'Erice. Dunque ha fatto buona guardia la Modernel, ma poi seduta dopo il primo intervento non è riuscita a replicare al secondo tiro da parte della Coloredo Raic. Il pallone sorvola la testa della Meneghin, si infila per il meno 2, 10-8, 8 minuti e mezzo dal termine. Sì, Erice che contro il 5-1 di Oderzo opta per un inserimento a doppio pivot e questo libera Raic sulla zona destra per penetrazione. Dovrà capire Oderzo cosa fare su questi inserimenti a doppio pivot. Duran, Costa. E c'è un'altra sanzione sul tiro di Costa, una spinta laterale che vale la sospensione per Michalski. Prima partita della Michalski in Italia, ha fatto già una rete e anche la prima sospensione. Sì, il ruolo di centravanti nel 5-1 è un ruolo complicato che porta a volte a dei falli a rischio e in questo caso è stato sanzionato giustamente. Coppola, Natale. Bravissima la Natale, come è riuscita a trovare lo spazio e inserirsi. Sì, vediamo che Vito Bello più volte si è fatta ingolosire dalle penetrazioni dei terzini e spostandosi dalla zona centrale ha lasciato uno spazio sia nell'azione precedente che in questa per le penetrazioni di Erice. Ora Oderzo è tornato in assetto normale e cercherà di sfruttare la superiorità numerica. Stavolta un tiro un po' forzato di Duran, non era sotto passivo e si poteva cercare un'azione più manovrata. E si salva Erice che in inferiorità numerica ha un parziale di 1-0. Siamo in fase difensiva, dunque esce Di Pietro, entra Vito Bello che rimane alta per cercare di tenere alta la pressione dell'Erice. Perazic non si intende con la Raic, alla fine il pallone torna a loro, il pallone viene toccato. Sì, involontariamente con il piede da Costa, quindi non c'è sanzione ma è palla Erice. Torna in parità numerica Erice. Vediamo se cercheranno ancora di spostare il Vito Bello dal centro. No, classico e produttivo tiro del terzino. Finalmente la Perazic trova il momento di saltare e naturalmente di trovare lo spazio in cui la Barbara Meneghin non riesce a intervenire. Meno 1, 24 minuti e 50 di gioco. Duran, il suo tiro completamente a fil di palo, dunque fuori dallo specchio della porta. Dunque possesso palla dell'Erice che rimette in gioco Perazic, Raic, Natale. In effetti, giustamente come hai fatto osservare, finora l'Erice ha effettuato ben poche sostituzioni, se non ogni tanto fa partecipare in fase difensiva la Bizzotto, ma altrimenti sono quelle 7-8 giocatrici che ormai stanno calcando il parquet del Palamasotti. Perazic, ben in casa. Sì, come detto mancano le due ali titolari. E quindi chi sta giocando ora all'ala sarebbero dei terzini centrali che potrebbero dare una maggiore rotazione alla linea dei tiratori. Presumo, ecco, Terenziani per esempio è una giocatrice che si è scaldata un po' e entrerà in campo tra un po'. Infatti
Ottima difesa di Oswald. Non si lascia sorprendere dalla Bizzotto che adesso fa il cambio, attacco difesa, Reich Perazic, Natale. Ancora un taglio per mettere in difficoltà il centravanti di Oderzo, in questo caso buona difesa ma la palla esce. Buona difesa di Vitobello. E Duran mura. Duran ci mette la mano dappertutto, sia in fase offensiva che in fase difensiva, smorza completamente il tiro della Perazic, dunque non ha problemi Barbara Meneghin a bloccare il pallone e far ripartire le proprie compagne. Sì, rimane Costa in zona centrale, opta per un centrale più di movimento, più rapido, Oderzo. Oswald resiste alla coppola. Vediamo che Erice ha abbandonato l'idea momentaneamente del 5-1 per una più compatta 6-0 e vediamo se troveranno il tiro fuori Oderzo, ma per ora sta dando frutti. E Coppola, classico contropiede di Coppola, l'ex Salerno più riscudettata, ci ha abituato negli anni a queste sortite offensive. E dunque Lerice torna a condurre quando mancano 2 minuti al termine della prima frazione di gioco. 12 Erice, 11 Mechanic System, dunque risultato completamente ribaltato. E da quest'altra parte purtroppo Duran non riesce a indovinare lo specchio della porta, finisce alto sulla traversa della porta difesa dalla Modernella. Riparte dunque l'Erice. Sì, Erice che di nuovo ha rimesso la testa avanti e sembra aver trovato appunto l'assetto difensivo più corretto, sembra, e anche ne beneficia anche l'attacco, perché prendendo un po' di coraggio in difesa poi anche l'attacco risulta migliore. Ecco Terenziani infatti, esatto, che è entrata, piede ma anche qui involontario, ma palla a Erice. Ancora doppio pivot per liberare Perazic. Fischiato sfondamento a Perazic mentre faceva l'assist al pivot. Onestamente dubbio. Onestamente. Onestamente dubbio. Sì, in effetti sembrava quasi più che il pallone fosse finito tra i piedi del pivot dell'Erice che praticamente più che fosse sfondamento. Ancora un lancio lungo e ancora una volta Coppola. Azione fotocopia. Mancano 12 secondi. Modernel para, c'è ancora una palla per Erice. No, difficilmente riusciranno ad andare il tiro. E qui arriva il fischio. Fischio che ci accompagna le squadre negli spogliatoi. Primi 30 minuti molto a corrente alternata le due squadre. Nella prima parte l'Erice si è portata decisamente in avanti per ben 3 lunghezze, poi la grande rimonta della Mechanic System e poi dopo l'ultimo time out, tra l'altro chiesto da Oderzo, abbiamo avuto questa riscossa da parte della squadra siciliana che è riuscita a portarsi a riposo con il punteggio di 13-11, un più 2 meritato grazie a queste due folate di questi due contropiedi che hanno portato la firma di Antonella Coppola. Un tuo commento, Andrea, su questi primi 30 secondi che sono stati abbastanza così non molto
decise da parte della Mechanic System, che si è fatta sorprendere soprattutto in fase difensiva. Allora, sì, nella prima parte Oderzo difendeva in, nella classica 6-0, ma non era molto compatta. Poi ho optato per una 5-1 con Vito Bello in posizione di centravanti, che però sta commettendo talvolta degli errori nel farsi spostare dalla zona centrale dai movimenti studiati da Erice. O dagli inserimenti a doppio pivot, mentre dovrebbe cercare di tenere maggiormente la posizione. Infatti poi questi suoi piccoli errori comportano un ritardo delle compagne nel chiudere. Dal canto loro Erice hanno cambiato anche loro il sistema difensivo, passando da 5-1 a 6-0, che almeno in questi ultimi minuti ha dato i suoi frutti, con Oderzo che ha faticato a trovare la via del gol. Diciamo che la Modernella non ha fatto rimpiangere il portiere ufficiale dell'Erice, la Iacovello oggi assente, fondamentale la Modernella, abbiamo visto anche nei replay che ci sono stati ora riproposti dalla regia, è stata fondamentale soprattutto nei tiri ravvicinati, in più occasione anche con la Coloredo sui 6 metri ha avuto difficoltà proprio a superare questo portiere. Sì, Modernel, come ogni squadra che punta alle posizioni di vertice, anche il secondo portiere non è l'ultimo arrivato, ma Modernel è un ottimo portiere e da professionista si sta facendo trovare pronta a sostituire Martina Iacovello. Soprattutto sui tiri ravvicinati è stata decisiva, come hai detto tu. Perfetto, noi ci fermiamo qui. Piccolo break con la pubblicità che adesso andrà in onda e noi ci sentiamo tra circa 10 minuti quando le squadre ritorneranno sul parquet del Palamasotti. Grazie a voi tutte dell'attenzione, tra 10 minuti.
la postazione dopo il break nel quale le squadre hanno negli spogliatoi hanno avuto la paternale dal proprio coach. Riprende dunque il gioco con il Lerice che sta conducendo per 13-11. Manovra sempre Raiciura centrale, la coppola esce, Terenziani perde il pallone. Sì, notiamo subito due cambi importanti, Terenziani che riprende da dove è finito il primo tempo, cioè in campo al posto di Natale, giocatrice più fisica, Terenziani, e Odezzo che in cui è entrata Poderi, Carlotta Poderi, al posto di Oswald. È arrivato un assetto ora particolare con Costa terzino e Duran a terzino destro. Duran, Costa, peccato, peccato perché è costruita bene l'azione. Molto brava la Modanella che con il ginocchio destro ha allungato il pallone. Terenziani si sposta a centrale, non va al tiro, appoggia sulla Raic. Vediamo ancora Oderzo in 5-1 con Vito Bello di punta. E vediamo che ora sta tenendo la posizione centrale anche sui loro cambi. Ecco qui un attimo in ritardo e infatti duramente una pezza anticipando il pivot. Poderi. Riesce a resistere e mantenere il controllo della palla su cui praticamente è stato commesso fallo. Vediamo se la scelta con il metronomo del Mechanic System, il gioco dello Darzo potrà, arriva Duran, il suo tiro va a finire sull'angolino dall'altra parte. Ormai la Modernel pensava che il pallone si perdesse sul fondo, invece ancora una volta la Terenziani non riesce a trattenere il pallone, secondo suo errore in queste due fasi offensive da parte dell'Erice. Oderzo comunque si possessa della palla che, con cui potrebbe benissimo impattare il match. Sì, notiamo che Duran dove la metti sta bene, adesso che non è chiaramente il suo ruolo preferito, già messo in difficoltà la difesa di Erice che opta ora per il cambio, uscita Terenziani ed è rientrata Duran. Pallone, doppio intervento, questa volta però attenzione, chiamato difesa in area sul tentativo di rete di Coloredo, quindi palla Oderzo. Poderi, Costa, sentiamo proprio la voce di Cavallaro che incita ancora una prova verso l'esterno, stavolta sotto fallo Modernel para, ma palla ancora a Oderzo che prova un altro attacco. Costa, Vito Bello, il pallone toccato dalla Terenziani che riesce a spostare sulla coppola che ancora una volta veloce si presenta sui 6 metri davanti alla nostra Meneghin, e riesce in qualche maniera a fissare. E qui Raic e Terenziani, chiamato fallo su Duran, devono assolutamente chiudere sulla Duran. Costa, Duran, muro di Bizzotto. E la zona centrale è ben presidiata da Bizzotto e Perazic. Fase di gioco abbastanza concitata questa con Oderzo che tenta da quella parte la Costa per la seconda volta, cerca di superarsi e inserirsi tra la Bizzotto e la Raic. Sì. Ancora c'è un attacco fallo. Penso verrà chiamato tra poco gioco passivo per Oderzo. Duran, Costa,
è sfortunata qui, ma la palla torna a Pugliara. È la fine palla per le siciliane. Raic riesce a mantenere attenzione alla Perazzi, cioè da quest'altra parte, bene in casa. Con esperienza Lorena Benicata. Essendo non è mancina, non era facile questo tiro, è riuscita a finire il palo tra Meneghin e il palo, infilare il pallone, più 2, più 3. Vediamo se ci sarà qualche cambio da parte di Oderzo, che in realtà sta trovando dei tiri anche facili, ma sta sbagliando un po' troppo dalla linea dei 6 metri. Duran Poderi riesce a ingannare la Modanel con questo rimbalzo che praticamente finisce in rete. Terenziani, Raic commette infrazione di Raic, sì, corretto. Era indecisa se andare a tirare o scaricare, ha preferito scaricare, quell'attimo è stata fatale, l'arbitro prontamente ha fischiato l'infrazione. Sì, e ora torna Giorgia Di Pietro in zona centrale al posto di Poderi. Altro cambio, esce Pugliara, entra la Brunetti. Ha speso tanto la Pugliara in questo primi 40 minuti di gioco. Duran ha trovato lo spazio tra Raice e la Bizzotto. Perazic, Raice. Seconda rete a firma della Mikaski. Duran salta. Di Pietro, il pallone di palla che recupera il Coppola, resiste alla Di Pietro. E Di Pietro rischia sospensione. Fallo in ritardo su Coppola in contropiede. Chiedeva un fallo in attacco che forse ci poteva stare. Però ingenuamente commette un fallo che da regolamento porta alla sospensione. Rete convalidata, 14 Mechanic System, 17 Erice. Vediamo se Oderzi in inferiorità numerica rimarrà con il pivot o se effettuerà un cambio. Sembra rimanere in assetto col pivot. Cavallaro non opta per l'extra player, nonostante l'inferiorità numerica. Costa, Duran, Brunetti, Duran, palo. E Modanelli avesse toccato la palla, quindi poteva essere rimessa laterale o terzo, ma così non hanno visto gli arbitri, quindi palla Erice. Diciamo che abbiamo anche una visuale un po' diciamo preferenziale da questa parte, che si riesce a vedere se eventualmente il portiere ospite riesce a toccare. Attenzione, Perazic. Perazic che non va spessissimo al tiro, ma quando va è molto efficace. Diciamo che è una percentuale al tiro molto elevata da Perazic in questo incontro. Più 4 il massimo vantaggio ora dell'Erice nei confronti della Mechanic System. No look della Costa per beccare la Colloredo, fallo su di lei, si rimette in gioco Eleonora Costa. Difesa di Erice molto compatta, ma no, prova Costa, inventa un gol Eleonora Costa. Ma stavo notando che la 6-0 di Erice è molto compatta, con i quattro centrali che si muovono. Vedete qua quanto stretti sono i quattro centrali, vedete nel replay. Però Eleonora trova una rete. Diciamo che la Costa, tra le sue prerogative, è anche l'elevazione, ha una grande elevazione, questo gli permette di andare a fare questi tiri. Attenzione, bene in casa, perde l'attimo. Raice,
il pallone è il miracolo di Meneghin. In inferiorità numerica, adesso Rezzo torna in parità, entra la Oyeswald, terzino destro, Duran, Oyeswald. Doppio pivot, taglio di Vitobello. Duran, Oyeswald, non è qui. Oyeswald ancora, resiste alla bizzotta. E qui sarà, a mio avviso poteva starci una sospensione per fallo su Oyeswald. Ancora più pivot per Oderzo. Eleonora Costa cerca di saltare la bene in casa, Oyeswald al momento subisce fallo e scattano i due minuti per la ex Salerno Raic. Sì, diciamo si somma il fallo di prima e questo comunque ci può stare un fallo in ritardo, quindi 7 metri e sospensione. Attenzione, questa volta troviamo la Costa a trasformare i 7 metri. Costa contro Modernel. Non era facile per la Modernel, si era mossa molto bene. Sì, comunque rigore tirato molto bene da Costa. Finora eravamo sempre abituati che ai 7 metri ci pensava Arasai Duran, dunque ha avuto una conferma anche Coach Cavallaro di poter fare affidamento sulle trasformazioni, anche Eleonora Costa che sta facendo un grande match, questo con l'erice Bizzotto. Bella persa da Ben in casa. Oderzo che in Sud America aveva optato per la marcatura uomo su Perzic e il controllo in 5 contro 4 del resto dell'attacco di Erice. Vediamo l'attacco in superiorità numerica di Oderzo. Soffre in questo momento l'Erice nonostante sia in vantaggio di due reti, la Costa, Duran, Costa, Oyeswald, Duran prova a inserirsi, il tiro non era facile tra il muro creato da Perazic e Bizzotto. Duran rimette il pallone sulla Oyeswald, Duran resiste ancora una volta. Corretto, palla persa. E bisognerebbe soprattutto in superiorità numerica far correre maggiormente la palla. Qui Ara pecca un po' nel non scaricare la palla a sinistra. Diciamo che è quello che ci preoccupa, il perseverare da parte del Mechanic System di trovare continuamente in Duran la soluzione al tiro, quando potrebbe in qualche maniera cercare di aprire maggiormente Perazic, salta la marcatura per portarsi nuovamente, portarsi come pivot. E torna in parità numerica Erice, torna la Raic. Natale, Raic, attenzione, salta completamente fuori specchio della porta la conclusione della Mikaski. Sì, un tiro forzato, abbastanza inspiegabile. Vediamo se Oderzo riesce questa volta a ridurre il passivo a meno uno. Giro palla con Costa centrale, esce con Loredo, Oyeswald, Duran, Costa, Duran, Oyeswald ha la possibilità del tiro centrale. Duran, Oyeswald. E adesso sarà passivo. Attenzione, Brunetti. Grande parata. Bella anche la soluzione della Brunetti che ha saltato molto bene la difesa, però bravissima il portiere. Oyeswald resiste. Sì, momento un po' confuso della gara, si sente un po' di tensione unita a un inizio di stanchezza.
Ci sono un po' di errori da entrambe le parti. Abbiamo visto come la Colloredo si è franata addosso a una giocatrice dell'Erice. Non è stato fischiato nulla, è proseguito il gioco, possesso palla Mechanic System, Costa, Duran, più due sempre Erice, Costa, Oyeswold si tiene distante, va il tiro, Perazic, murata in pieno dalla sua altezza, alza le mani e dunque blocca il tiro, rimane possesso palla Mechanic System, entra Di Pietro, Duran, Di Pietro, Oyeswold, si sposta terzino sinistro da Di Pietro, Oyeswold, Brunetti, sfortunata la conclusione di Brunetti, tocca la traversa e rimane in campo, Raic. Fase confusa, come hai detto tu, molti, si ripete. Sì, molti errori, io chiamerei, fossi nell'allenatore di Erice, chiamerei il time out in questo momento per rimettere un po' di ordine, soprattutto nella fase offensiva, perché in difesa stanno facendo bene, mentre in attacco si sono un po' bloccate. Come l'Erice tenta di accelerare in fase offensiva, ne escono degli errori, evidentemente ci sono dei meccanismi da sistemare. Coppola, Perazic, Raic tiene distante, gran lavoro della Vitobello, Perazic. Sì, però come dicevo in precedenza, Vitobello si fa portare via spesso da centrale o da terzino dopo l'incrocio, e questo lascia spazio ai tiri dalla zona centrale. Vedete, Vitobello segue Natale e anzi Raic, scusate, e Perazic trova un tiro facile dalla zona centrale, e questo non dovrebbe succedere. Colloredo subisce fallo, possesso palla Di Pietro, attenzione, cosa viene chiesto? No. È stata una spinta, ecco, vediamo adesso nel replay la spinta laterale su Di Pietro da parte di Coppola, è corretta la sospensione per Coppola. Di Pietro, grazie al nostro regista che ci ha fatto vedere il momento saliente di dove è praticamente nato questa volta la Colloredo porta finalmente una rete importante, eccola qui, tra Perazic e la Bizzotto, riesce il pallone a trovare il filtro perché il pallone finisca comoda sui 6 metri al Colloredo, che sì, riesce a superare. Sottolineiamo l'ottimo assist di Pietro. Natale, Raic, inferiorità numerica da parte dell'Erice. Coach Cavallaro chiama la massima attenzione da parte delle sue ragazze, mano alte, braccia alte, Bizzotto resiste, Colloredo chiamato passivo spinge dagli arbitri. Perazic, Natale, deve andare alla conclusione. Tiro beffardo. Cosa hai inventato? Tiro beffardo, classico tiro che rimbalza, difficilissimo per i portieri. È un tiro di esperienza, di servizio da parte di Perazic. Nonostante l'inferiorità numerica riesce a mantenere il vantaggio di 3 reti. Duran, Di Pietro, scarica. Qui ci voleva un attimo di pazienza in più. Ancora una volta in superiorità numerica, Oderzo spreca. Speriamo che queste azioni così mal gestite non si ripercuotano poi sul risultato finale. L'Erice continua a mantenere questo vantaggio di 3 reti, siamo al 48esimo, abbiamo già superato la metà della ripresa. Rientra ora Coppola e quindi Erice nuovamente in parità numerica. Natale, eccola qui, la Coppola, Perazic, Raic. E Coppola con molta furbizia sul contatto di Vitobello cade, vedete,
Sì, reciproche scorrettezze, ma Coppoli accade ed è sanzione per Vito Bello. Qui ci vuole tanto mestiere in questo. E Coppola ne ha e lo fa vedere. Assolutamente. Ora vediamo come sfrutterà la superiorità numerica Erice. Farà uscita del pivot, uscita di Coppola. Natale lancia la sfortunata, questa cosa proprio non poteva far altro che centrare completamente Barbara Meneghenda. Qui la Brunetti ancora una volta la traversa. Sì, Erice che all'ala ha un po' di difficoltà, la nuova arrivata Michalski ha commesso qualche errore, però Delza ancora una volta sfrutta, non sfrutta un'occasione per accorciare, i minuti cominciano a diventare pochi al termine. Mi è piaciuto come la Raic e la Natale abbiano rincuorato la Michalski in questo momento. Ricordo la Michalski ha commesso quel brutto errore al tiro. Benicasa mantiene possesso palla, il pallone rimbalza, finisce ancora alla, questa volta la Raic riesce a infilare e oltre alla difesa infila anche il pallone nella rete al Mechanic System. Duran e Modernelli ha studiato davvero la parte. E attenzione, qui sarà necessario un time out per Oderzo. Meno 5 a 10 minuti dal termine, comincia a essere un distacco preoccupante per la squadra di casa. Esce nuovamente la Brunetti e torna la Beatrice Pugliara. Attenzione, 10 minuti al termine, la situazione si fa piuttosto complicata. Duran resiste alla pressione creata dalla Bizotto. Ed ecco il time out chiamato da Oderzo. Un time out chiesto a gran voce da, anche da coach Andrea Righellin, e evidentemente Cavallaro non poteva esimersi da questa decisione. Arriva esattamente a poco meno di 10 minuti al termine con il punteggio di 17 Mechanic System, 22 Erice più 5, pausa con la pubblicità. Si riprende col possesso palla della Mechanic System Di Pietro, 17-22 il risultato, 10 minuti a scarsi al termine. Oyeswald, Di Pietro, Duran bloccata dalla Benincasa. Di Pietro, Oyeswald mantiene possesso, resiste alla pressione della Raic. Sì, notiamo che ad ogni uscita del time out Erice propone una soluzione tattica diversa rispetto al momento di interruzione. Adesso sono a uomo su Duran. Bene in casa Di Pietro, la soluzione era giusta. E Michalski si rifà degli errori precedenti con uno splendido gol in pallonetto e contropiede. E ora siamo più 6 Erice. La situazione si fa piuttosto dura per la Mechanic System, sotto di 6 reti, 17-23. Costa. Il rischio è questo, che le giocatrici di maggior talento tentino di risolvere la situazione personale. Esatto. E mentre c'è ancora molto tempo, non tantissimo, ma c'è ancora il tempo per recuperare la gara e quindi va giocato con saggezza e intelligenza. Ricordo che stiamo
assistendo al primo match di quest'oggi relativo alla terza giornata di ritorno della Serie A Verità femminile. Controllo, palla persa da Natale in palleggio. Di Pietro, Oye svolta. Rizzotto da sola. Più 7, la situazione si fa veramente pesante quando mancano 7 minuti e 30 al termine. Pugliara resiste. Ancora una volta cerchiamo soluzioni individuali. Dovremmo cercare di costruire maggiormente. Ecco, per esempio, questo era un buon assist per il pivot, ma ben difeso da Erice. Non c'è pazienza. E questo va a vantaggio di Erice, che ora opera per attacchi lunghi. Vediamo che si porta in attacco con calma e cercherà di andare più verso il passivo che non azioni veloci. Cercherà di far passare un pochino il tempo. Perazic, Coppola al momento del tiro. Sì, 7 metri, credo fallo di Oyeswold su Coppola. Attenzione alla situazione, si fa preoccupante perché Perazic contro Barbara Meneghin. E trasforma più 8. Di Pietro, Duran, Oyeswold. Perde l'attimo. Di Pietro, Duran, ricuce. Buono, già molto meglio questo attacco, che con pazienza ha portato Duran a un tiro dei 7 metri. Questa e volta deve fare Oderzo. E questa volta è coach Gonzalez a chiedere time out quando mancano 6 minuti al termine. 18 Mechanic System, 25 Erice. Sì, il tecnico di Erice. Ah, sentiamo Cavallo. 6 minuti, ma ancora non è finita, dobbiamo iniziare a difendere in attacco, calma, organizziamoci, non andiamo in frenesia perché facciamo l'errore. Loro adesso hanno l'apporto che vogliono gestire, adesso loro stanno parlando il ritmo, lo calano, noi dobbiamo andare sul fallo, cerchiamo di essere furbi in attacco. Vediamo Ara, parti da sinistra e la portiamo verso il centro. Ok, due, tre volte. Ele, vai largo, rimani largo. Dai! Andiamo! Parti da largo e ti accendi. Sì, esattamente quello che si diceva, cioè ho detto che deve avere pazienza in attacco, certamente accelerare un po' le azioni perché il tempo comincia a diminuire, ma vanno costruite non con frenesia ma con i giusti movimenti e la giusta calma. E soprattutto ancora una volta si punta tanto a portare il tiro a Razai Duran, che da sinistra verso destra è la sua posizione più confacevole per andare al tiro. Possesso palla Erice, Raic, Perdic, Natale carica sulla Benincasa. Di Pietro. Sì, vediamo come detto che Erice fa un lungo gioco d'attacco e andrà verso il limite del passivo. E qui una forzatura di Natale che cerca Coppola. Di Pietro. E questo fa il pari con il precedente fallo di Coloredo su Coppola, anche qui Perazic frana addosso a Coloredo, direi fischiata, anzi non fischiata, uguale parte per parte. Attenzione, Pietro richiama l'attenzione. Immaginiamo proteste di Pietro. In questo momento a 4 minuti e mezzo al termine con la Mechanic System finisce in inferiorità numerica e con
ben 7 reti da recuperare. È una situazione veramente difficile poi da gestire. Sì, complicata. Questo attacco sarà molto importante. Se Erice andrà a segno, credo possa mettere la parola fine all'incontro. Contrariamente, una difesa di Oderzo potrebbe dare una carica maggiore. Coppola, Perazic, attenzione alla Natale. E fortunatamente il tiro della Bene in casa finisce fuori. Oyeswald prova con Loredo, non ha, cade l'attimo. Duran prova a alzarsi al tiro. Perazic fa buona guardia. Bella, bella sfida ad alte quote. Costa. Fa rispettare l'esatta posizione. Costa. Gira il pallone. Duran. Oyeswald. Troppo ravvicinato. Coloredo. Perde ancora l'occasione. Duran, Oyeswald, Duran, va il tiro. Ecco qui quello che chiedeva coach Cavallaro. Sono 3 minuti e mezzo al termine, 6 reti da recuperare. È molto complicato per Oderzo. Perché ancora controlla, con calma si porta in attacco e fa passare i secondi da squadra esperta qual è. E Perazic si conferma la tiratrice ormai. Sì. E altra sospensione per proteste di Pugliara. Si lamenta perché è stata spinta al momento del tiro. In realtà sì, ha subito fallo, ma credo poi si è andata a tiro abbastanza libera. Rosso per proteste, purtroppo rosso, la Puglia e addirittura cartellino blu, per cui dovrà saltare il prossimo match. Credo siano state reiterate proteste e quindi sicuramente ci sarà rapporto scritto da parte degli arbitri, se riterrà il giudice sportivo che le frasi dette da Pugliara sono state troppo pesanti, potrebbe scattare quasi sicuramente la squalifica. È un peccato perdere un attimo la testa in questo finale. E soprattutto una giocatrice importante nel gioco della Mechanic System, nella fascia a destra, è un elemento fondamentale. Beatrice Pugliara purtroppo quest'oggi non è riuscita a incidere più di tanto, proprio grazie alle qualità dell'Erice. Ancora una volta Raich scarica sulla Mikaski, che non trattiene il pallone, finisce sul fondo. Inferiorità numerica Mechanic System. Duran si alza. Aspettavo un fallo al momento del tiro. Sì, sì, ci poteva stare assolutamente la fischiata arbitrale. Ultimi 2 minuti al settimo cielo, chiaramente le giocatrici dell'Erice che stanno pregustando questa importante vittoria. Raich, passi della Perazic. Permette la ripartenza. Duran Di Pietro da sola entra. Attenzione infortunio a Raich e sembra poter essere qualcosa di non leggero, perché si è girata, è avvenuto senza contatto con l'avversario. Vediamo se il nostro regista ci può aiutare. Vediamo un attimo. Eccola. Anzi, qui. Anzi sì, c'è stato il contatto. È lei che è andata a sbattere sulla Coloredo. Sì, potrebbe non essere
così grave come temevo. Auguriamo a Raich ovviamente il meglio. 1:10 al termine con questo infortunio accaduto al ginocchio sinistro del Raich. Il medico sta controllando il movimento del ginocchio e la Raich viene fatta alzare. Vediamo un attimo se riesce a mantenere il piede a terra. Riesce a abbandonare il campo sulle proprie gambe, dunque non dovrebbe essere un grave infortunio. Speriamo ovviamente per la giocatrice di Erice che non sia niente, nulla di grave. Terenziani prende il posto della Raich per questo ultimo 1:20 di gioco con Erice in vantaggio di 6 reti. Terenziani, Natale, Coppola e Colloredo, spinta, ormai gli arbitri non infieriscono più di tanto. Sì, poteva esserci una sanzione anche qui, ma occorre lasciar giocare. 7 metri, trasformato ancora da Perzic. Piccolo gioiello di Costa, che la sua girella con molto tranquillità, un tiro che anche abbiamo visto la Modernella ha applaudito per il gesto atletico di Eleonora Costa. 20 secondi, ormai ci stiamo avviando. L'Erice non ha neanche intenzione di spingere più di tanto, l'importante è far scorrere il tempo. Natale Coppola, il suo tiro. Incredibile. Presi tutti in contropiede. Assistiamo a questo importante successo della squadra siciliana nel campo della Mechanic System al Palamasotti, punteggio 28-21, si interrompe dunque la striscia positiva post-Covid da parte della Mechanic System, aveva iniziato questo buono filotto di 5 vittorie su 5 incontri, un match già nella volta precedente contro Pontigna era stata messa fortemente in difficoltà, ma poi la forza e l'orgoglio della Mechanic System ne è uscita nei momenti salienti, con una squadra all'Erice con tantissimo talento in campo, non c'è stato nulla da fare alla distanza, la squadra siciliana ha prevalso. Sì, qualche rotazione più per Erice e soprattutto molte variazioni tattiche in fase difensiva. Modernel che non ha fatto rimpiangere Iacovello e questo, come detto, non è una sorpresa, ma poteva essere un handicap per la squadra siciliana, invece ha fatto il suo dovere Modernel. Oderzo che ha perso un po' di lucidità nel quarto d'ora finale, quando ancora poteva cercare la rimonta già avvenuta con Pontigna, ma Erice ha sfruttato un po' più di esperienza rispetto alle giovani allenate da Nasta che abbiamo visto lunedì scorso, che hanno per qualche ingenuità lasciato recuperare Oderzo. Erice non l'ha permesso praticamente mai. Purtroppo ancora una volta la scarsità di essersi affidato esclusivamente sulla tiro della Duran ha poi portato a un facile controllo del gioco della Mechanic System e dunque è stato facile anche per l'Erice concentrarsi sulla bocca di fuoco principale da parte della squadra trevigiana. Sì, Oderza comunque ha cercato varie soluzioni. Purtroppo effettivamente gli altri terzini o Pitergini non hanno fornito una prestazione
ottimale, non abbiamo trovato molte soluzioni dagli altri tiratori, e questo è una cosa su cui naturalmente Cavallaro lavorerà, e vedremo già dalla prossima partita miglioramenti in questi sensi. Perfetto, noi diciamo che ci fermiamo qui per il nostro intervento, per questo primo interessante match della terza giornata della girone di ritorno della Serie A Beretta femminile. Noi vi abbandoniamo in questo momento perché dobbiamo approntare il tutto per realizzare le interviste di fine partita. Grazie a voi tutti dell'attenzione, da Nicola Zoppa e da Andrea Reghellin. Grazie dell'attenzione e buon sabato a tutti.